Passiamo all'oggetto numero 6, ospedale San Matteo degli Infermi di Spoleto, chiusura del punto nascita, chiarimenti della giunta regionale al riguardo, interroga il consigliere De Luca. Prego consigliere. Grazie Presidente. Il 22 ottobre del 2020, con questa ordinanza, la Presidente De Sei ha proceduto sostanzialmente alla trasformazione dell'ospedale di Spoleto in un ospedale Covid. Nell'articolo 1 di questa ordinanza c'era un impegno preciso e chiaro, ovvero che al termine dell'emergenza l'ospedale sarebbe stata ripristinata la situazione ex ante, anche tenuto conto delle indicazioni del redigendo piano sanitario regionale che, come sappiamo, ancora non è stato approvato. Il 26 ottobre 2020, sempre la Presidente aveva dichiarato che alla fine dell'emergenza, come messo nero su bianco nell'ordinanza, la struttura sarebbe stata rafforzata e quindi i cittadini di Spoleto potevano stare tranquilli perché nessuno aveva intenzione di penalizzare la città né ora né in futuro. Nel DEF, era il 14 dicembre 2021, veniva approvato un emendamento all'unanimità di tutti i membri dell'Assemblea, quindi anche della Presidente, che aveva dichiarato e accolto quell'emendamento con favore, a completare il ripristino entro il 1 settembre del 2022 del punto nascite, quindi primo semestre del 2022, quindi giugno non settembre, del punto nascite presente nell'ospedale di San Matteo degli Infermi di Spoleto, integrando il personale necessario e ripristinando il pieno assetto dell'emergenza e urgenza e attuando tutte le azioni ritenute indispensabili, anche in evidenza del fatto che il nosocomio spoletino rappresenta il punto di riferimento di un'ampia zona disagiata. Questo è un punto cruciale e per poter comprendere la definizione di questa vicenda. L'ospedale di Spoleto non è l'ospedale di Spoleto, l'ospedale di Spoleto è l'ospedale di un'area fra le più disagiate d'Italia, un'area che ha dovuto subire la violenza del sisma del 2016, che ancora oggi vive tutte quelle che sono le conseguenze, sotto il profilo infrastrutturale dei servizi, di quelle assenze. Assessore Coletto, io mi rendo conto che lei non è chiaro, ma quando una donna di Civita di Cascia deve partorire, per arrivare a Foligno ci mette 1 ora e 40 minuti. Quando una donna che si trova a Castelluccio di Norcia deve andare a partorire, ci mette oltre un'ora e mezza. Stessa identica cosa quando si parte da Monte Leone di Spoleto, da altri centri della Val Nerina. Ora noi o procediamo con una scelta, che è quella di dire voi dovete abbandonare queste aree, le dovete abbandonare tutte, andate a vivere nei grandi centri, possibilmente solo vicino a Perugia, perché anche tutti gli altri punti nascita, considerando che quando parliamo di DEA di primo livello il limite minimo è di 1000 parti, allora a quel punto anche Terni è prossima, e Foligno sono prossima alla chiusura, se questa è la valutazione. Ma c'è un punto, il punto è che c'è stata una scelta politica chiara, invece, con la DGR preadottata 1182 dell'11 novembre 2022, che attraverso una logica di razionalizzazione, di integrazione funzionale, ha chiuso de facto, non c'è un provvedimento che ha chiuso il punto nascita di Spoleto. Alcune voci ci dicono che si stia portando via già ora strumentazioni dall'ospedale di Spoleto, verificheremo, lo chiedo anche a lei adesso se ha notizie su questo, dal punto nascita, ma non c'è un atto, se quello è l'atto parliamo di una delibera preadottata e di un atto che non è assolutamente, sufficiente, in virtù di un parere ministeriale
che è stato espresso, diciamo, a maggio dell'anno scorso. È bene chiarire a tutti che quando parliamo del parere del, diciamo, del comitato nascite, un comitato percorso nascita nazionale, parliamo di un parere consultivo. In capo alla regione c'è tutta la discrezionalità per decidere che quel disagio orografico, che quella situazione che vivono decine di migliaia di cittadini umbri non è un disagio modesto, perché solo chi ci vive sa che cosa significa vivere in quelle aree, e non è assolutamente un disagio modesto. Il problema è che il parere consultivo del Ministero è stato condizionato dall'assenza di documenti imprescindibili che sono all'interno di quello che è il percorso definito, questo è assessore, penso che lo conoscerà bene, è il protocollo metodologico per la valutazione delle richieste. Protocollo che vede in capo a lei, assessore, il ruolo e l'onere di dover richiedere queste proroghe. Ora, se noi andiamo a valutare i punti, al punto A si parla di standard operativi, tecnologici e di sicurezza dei punti nascita in deroga, e si chiede l'utilizzo della checklist allegata. La checklist allegata non è stata, dalla documentazione che noi abbiamo richiesto con un atto ufficiale, una richiesta agli atti ufficiale, e che quindi, che se non è stata messa a disposizione dei consiglieri sarebbe assolutamente gravissimo, la checklist non c'è. Alla lettera B c'è la descrizione della rete dei punti nascita, quindi una relazione sulla, diciamo, di come si inserisce il punto nascita all'interno, in modo organico, all'interno della rete degli hub SPOC, quindi anche con il sistema di trasporto in emergenza, l'ho vissuto in prima persona, quindi posso dire che ha funzionato, negli ospedali di primo livello, dove ci sono le terapie intensive neonatali. Lettera C, il bacino d'utenza attuale e il potenziale del punto nascita in deroga. E qui c'è un punto che è strategico, ovvero un programma finalizzato ad incrementare l'indice di attrazione dai comuni del bacino d'utenza, comprensivo del cronoprogramma. Lettera D, la definizione del responsabile del punto nascita in deroga e formazione, informazione che nella documentazione che noi abbiamo, ripeto, acceduto con richiesta ufficiale, non c'è, e l'analisi dei costi del punto nascita in deroga. Ora, se dovessimo mettere sul tavolo tutte le informazioni, compresi i dati che sono stati presi a riferimento nella risposta del Ministero, che hanno delle incongruenze assolute, come ad esempio nei dati della ASL assolutamente non c'è traccia di Nocera Umbra, qui ci sono 14 parti che provengono da Nocera Umbra, si fa una proiezione non tenendo conto sostanzialmente della chiusura e quindi del fatto che quella chiusura, la trasformazione in ospedale Covid, ha inficiato totalmente, sto concludendo Presidente, inficiato totalmente sulla possibilità di partorire. Resta il fatto che se andiamo a vedere i numeri, ci sono situazioni in Umbria con numeri ben peggiori, ci sono situazioni in Umbria che non hanno nulla a che vedere col disagio grave che vive la Valnerina, e quell'ospedale è stato oggetto di una scelta politica che invece ha visto la chiusura del punto nascita. Quindi si interroga la Giunta per sapere se, alla luce delle criticità esposte che sono all'interno di questa interrogazione, fra cui quelle che non ho, diciamo, enunciato in questa illustrazione, si intenda riconsiderare la scelta di contravvenire all'ordinanza della Presidente della Giunta regionale numero 67 del 22 ottobre 2020, e quindi se attraverso l'implementazione di un cronoprogramma e di un piano di potenziamento con degli obiettivi certi da raggiungere, si intenda procedere al ripristino del personale, su cui abbiamo presentato numerose interrogazioni, se lo ricorderà bene
assessore Coletto, su cui non è stato fatto nulla, ad una strategia per il rilancio post-Covid, del punto nasce il Vispoleto. Grazie. Assessore Coletto, prego. Grazie. Allora, in relazione a quelli che sono i dati del 2019, nel 2016 sono stati appunto 530 parti, nel 2017 466, nel 2018 503, nel 2019 488, nel 2020 353, nel 2021 evidentemente non c'è stato nessun parto. In relazione ai dati del 2019 appunto sono 488, che mostrano un numero di parti inferiore a 500 con nota PEC a protocollo del 12 ottobre 2020, la Regione dell'Umbria chiedeva al Comitato Percorso Nascita la deroga al mantenimento del punto nascita di Spoleto. Noi ci siamo impegnati assolutamente e abbiamo chiesto deroga. Con nota del Ministero del 15/1/2021, il Comitato Percorso Nascita Nazionale esprimeva parere positivo alla deroga del punto nascita di Spoleto fino a dicembre 2021, limitata ad un anno, con scadenza dicembre 2021, a condizione che la Regione dell'Umbria entro 15 giorni fornisse relazioni dettagliate sul numero delle ostetriche presenti, nonché delle modalità adottate per il reclutamento del personale mancante con un cronoprogramma di attività. Quindi il punto nascita di Spoleto era già attenzionato al Ministero nel 2019, non è che fosse una novità di adesso, era già molto attenzionato. Non per nostra segnalazione evidentemente, ma per attenzione del Ministero per quanto riguarda i punti nascita, che include evidentemente la sicurezza delle partorienti, la sicurezza del nascituro, tutte le strutture che ci devono essere a corredo di questi punti nascita, serve la neonatologia, serve la terapia intensiva neonatale, via via via. Quindi una situazione di, come dire, garanzia 360 gradi che sensi della normativa della programmazione nazionale troviamo solo nelle grosse strutture, nei grandi ospedali. A fine gennaio 2021 la Regione Umbria trasmetteva al Ministero una relazione dettagliata fornita dall'USDUE numero 20/119 del 28 gennaio 2021 in base a quanto stabilito dalla deroga ministeriale. La Regione trasmetteva appunto la relazione di aggiornamento di fine anno. In data 21 dicembre 2021 la Direzione regionale inoltrava la richiesta di deroga al Ministero per tutto il 2022. Il Ministero della Salute, con nota del 31/10/2022, trasmetteva il parere sulla nuova richiesta della Regione dell'Umbria in deroga al piano al punto nascita di Spoleto, dicendo: in merito alla richiesta del nuovo parere di deroga sul punto nascita di Spoleto, per il quale era stato espresso in data 15/1/2021 parere positivo di deroga per un anno, con scadenza dicembre 2022, che da ottobre 2020 ha sospeso l'attività per riconversione dell'ospedale in cui è allocato l'ospedale Covid, il Comitato Percorso Nascita Nazionale, nella riunione del 10 maggio 2022, ha proceduto alla valutazione dell'istanza avanzata dalla Regione. Dall'istruttoria effettuata emerge che, essendo presente un solo modesto disagio orogeografico dei comuni di bacino di utenza di questo punto nascita, come già rilevato nel precedente parere di deroga, e che dai dati del 2020 si è rilevata la persistenza di volumi di attività substandard, non giustificabili dai 2 mesi di sospensione delle attività del punto nascita, il Comitato Punto Nascita Nazionale all'unanimità si è espresso in favore della definitiva disattivazione del punto nascita di Spoleto, non ricorrendo i requisiti previsti dal DM 11/11/2015. Nell'allegato parere riportato si premette che il Comitato Punto Nascita in data 15/1/2021 aveva espresso parere favorevole alla deroga del punto nascita limitato un anno, con scadenza dicembre 2021, a condizione che la Regione Umbria entro 15 giorni dalla trasmissione del parere riferisse in merito al numero delle ostetriche presenti e alle modalità del cronoprogramma di reclutamento. In merito all'organico, la Regione della nuova richiesta di parere di deroga ha riferito alla presenza ancora di alcune criticità nel completamento di questo, specie relativamente ai pediatri. Vorrei sottolineare
ulteriormente che reperire pediatri, medici in generale a livello nazionale è molto ma molto difficile, tant'è che c'è una migrazione soprattutto dei pronto soccorsi, non solo dei pronto soccorsi, verso le cooperative, quindi le strutture pubbliche, ma questo il consigliere De Luca lo sa benissimo, si trovano estremamente a disagio per questa migrazione, per questa mancanza di medici dovuta sostanzialmente alla miopia a livello centrale per quanto riguarda la programmazione e gli accessi evidentemente alla facoltà di medicina. Questo non è da ora, è da tempo, e le regioni da tempo sottolineano al Ministero questa necessità, cosa che non è stata presa in considerazione, visto e considerato che abbiamo tantissimi medici che sono pensionandi e che reintegrare questi medici che vanno in pensione è estremamente difficile. Inoltre la Regione ha comunicato che il punto nascita ha sospeso l'attività a ottobre 2020 per parziale e temporanea riconversione dell'ospedale presso cui è allocato l'ospedale per pazienti Covid positivi. Inoltre, analizzando i dati del 2020 relativi ai volumi di attività, pare evidente che, tenendo conto dei due mesi di sospensione del punto nascita, partita da ottobre 2020, il volume dei parti non avrebbe comunque raggiunto lo standard previsto dall'accordo 16-12-2010, i dati del Ministero. Ci sono delle schede di missione ospedaliera che vanno direttamente al Ministero della Sanità attraverso un sistema informatico che si chiama NSIS e va direttamente al Ministero della Sanità e al Ministero, dell'Economia e Finanze. Quindi, se questi sono i dati, se evidentemente lei ha altri dati, farebbe bene a comunicarli in procura o dove ritiene più opportuno, in maniera tale che si faccia ulteriore chiarezza e che emergano le responsabilità del caso. Guardi, se non lo farei lo faccio io. Ciò detto, i parti nel 2020 sono stati 352, due mesi di chiusura, la prospettiva era 422 tenendo conto dei parti che sono avvenuti nel bacino d'utenza, non fuori dalla regione, perché la programmazione la regione la fa interno della regione in Umbria, non considerando l'esterno. Quindi queste sono nascite teoriche, le 422, che si intende il numero dei nati effettivamente rilevato e il numero rispetto al numero dei mesi di chiusura. Quindi dall'analisi dei dati complessivi emerge una riduzione della natalità complessiva in Umbria e del bacino orogeografico limitrofo, considerato che il punto nascita di Foligno e Terni emerge questa situazione. Spoleto 2016 530 nascite, 2017 466, 2018 503, 2019 488, 2020 352. Foligno 2016 1140, 2017 1036, 2018 1012, 2019 917, 2020 945, 2021 1041. Nell'azienda ospedaliera di Terni nel 2016 1284, nel 2017 1244, nel 2018 1139, nel 2019 1091, nel 2020 1066, nel 2021 1111. Si osserva che c'è stata una crescita evidentemente nei centri che danno maggiore sicurezza. Quindi c'è una valutazione anche da parte della cittadinanza che va verso evidentemente le garanzie che può offrire un sistema strutturato e un sistema molto organizzato che fa riferimento evidentemente alle grosse strutture dove si possono dare delle risposte molto più importanti. Proprio alla luce di quanto esposto si sta analizzando lo stato dell'arte e la possibile evoluzione della rete neonatologica e dei punti nascita regionali, facendo riferimento alle linee guida organizzative previste dall'accordo Stato-Regione, dove naturalmente ha aderito anche l'Umbria, del 24 gennaio 2018, sul documento linee guida per la revisione delle reti cliniche e le reti tempo dipendenti.
alle linee di azione di cui l'accordo Stato-Regioni 16 dicembre 2010, linee di indirizzo per la promozione e il miglioramento della qualità, della sicurezza, sottolineo, e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali del percorso nascita e per la riduzione del taglio cesareo. Quindi sono linee guida datate, sono linee guida del 2010 e del 2018 con l'adesione evidentemente della Regione dell'Umbria, sono linee guida che vanno verso la garanzia, ripeto, delle partorienti e del nascituro, sono linee guida che vogliono dare delle garanzie a chi viene ricoverato negli ospedali. Come Regione dell'Umbria noi abbiamo chiesto più volte, l'ho firmata io, l'ultima richiesta di idea al Ministero, l'ho firmata io e ho avuto una risposta negativa, e questo me ne duole perché viene interpretata in maniera politicamente scorretta darsi una popolazione che ha diritto tanto quanto Terni piuttosto che Perugia di essere assistita. Questa è la realtà dei fatti. Allora, se il Ministero, se le linee guida, attenzione, che prevedano un monitoraggio sotto i 1000 nati, non sotto i 500, sotto i 1000 nati, già sotto i 1000 nati è attenzionato il punto nascita, è attenzionato l'ospedale, è attenzionata la struttura ospedaliera. E allora io onestamente, come assessore della sanità, ma tutta la giunta, non si sente di assumersi responsabilità su eventuali decessi della mamma o del nascituro rispetto a organizzazioni scadenti che non possono dare garanzie in considerazione del fatto che reperire ostetriche piuttosto che medici, piuttosto che pediatri in Italia ad horas è estremamente difficile, e questo non per la mancata programmazione regionale che stiamo rivedendo, peraltro molto vecchia, risale al 2016 questa programmazione. Evidentemente, ma questi sono numeri, sono dati, quelle che sono le nascite sono diminuite di molto. Dovremmo adattare la programmazione della sanità per evitare sprechi, per dare sicurezza alle mamme che vanno a partorire a Spoleto, che andavano a partorire a Spoleto e che il Ministero ha vietato, consigliere, mi faccia parlare per favore. Non è che l'abbia scritto io, l'ha scritto il governo col ministro Speranza. L'ha fatto il governo col ministro Speranza, che mi pare sia uno dei vostri, non sia uno dei miei. Ergo, non mi faccia finire. Sia gentile. Quindi l'assessore, veramente, c'avete la replica. Siate gentili. Allora, ci sono delle linee guida datate 2010 e 2018, alle quali la Regione dell'Umbria ha aderito, per le quali noi intendiamo rispettare le indicazioni, perché sono indicazioni cogenti, perché, ripeto, l'attenzionamento dei punti nascita vale dai mille parti in giù. Purtroppo, lo dico a malincuore, le nascite sono diminuite, purtroppo la situazione dei medici che mancano è una situazione che non riguarda solo l'Umbria, ma riguarda tutta la nazione. Stiamo cercando di sopperire, rivedendo quella che è la programmazione, che purtroppo manca da tanti anni. Alla luce di questa renderemo più efficaci ed efficienti le linee, quelle che sono gli interventi della programmazione per le situazioni tempo dipendenti piuttosto che per l'emergenza urgenza. Quindi non è escluso che ci siano delle grosse novità, ad esempio nel soccorso che finalmente arriverà in Umbria con l'anno nuovo e potrà dare ulteriori garanzie. Grazie. Luca, prego. Assessore Coletto, lei mi invita ad andare in procura, ma io le vorrei ricordare che è stata la struttura regionale a mettere nero su bianco che a Spoleto c'erano tutti i criteri requisiti per partorire in sicurezza. Questo è scritto nero su bianco. Quindi l'ultima volta che qualcuno è risposto all'interrogazione mi ha invitato ad andare in procura, vi assicuro che non è andata bene. Quello che succede all'interno di questo tipo di situazione è che invece di invitare in procura, andare in procura un consigliere, assessore, lei dovrebbe assumersi la responsabilità di una scelta politica, perché lei è stato estremamente scorretto, in primo luogo perché non ha ricordato che questo è un parere consultivo e nessuno le ha vietato nulla. È un parere consultivo, quindi non è un parere che pone un divieto.
Seconda questione, lei non mi ha risposto alla carenza assoluta. Lei non può fare quello che gli pare, ci sono delle leggi in questo paese, se ne deve rendere conto, e se c'è, ci sono delle regole, e se c'è un protocollo metodologico, lei mi deve rispondere sul perché sono stati omessi dei documenti fondamentali per la richiesta di un parere di deroga. Non ci sono, li ho elencato A, B, C, D e F, queste lettere, perché non ci sono? Terza questione, assessore, quando lei definisce, riprendendo le parole del ministero, il disagio orografico modesto, e mi viene anche a dire che provvederà a portare le partorienti con l'elicottero, io le dico, è sicuro partorire con 1:40 di distanza? È sicuro? Le assicuro di no, assessore. Io non so se questo sarà l'ultimo atto di Coletto. Quello che è certo è che qui, diciamo, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti tutti coloro che hanno tolto a un presidio fondamentale e hanno umiliato una comunità, perché di questo stiamo parlando. Con questo atto si è umiliata tante comunità, non solo la comunità di Spoleto, ma tutte le comunità della Valnerina e tutte le comunità che in questo momento si ritrovano a veder privata la propria sicurezza, a poter, perché se diminuiscono le nascite, assessore, è perché voi non mettete in condizione le famiglie di fare un progetto di vita, anche con questo.